Let's go, Reddit Review! Non so se l'avete capito o meno, questa sera si fa Reddit Review! Cosa si fa oggi, Manu? Vuoi saperlo? Reddit Review, let's go! Allora, signori, stiamo per iniziare con un mitico disegno di Manu che mi ha ascoltato, ha seguito l'artista che io ho suggerito, ovvero Andrew Crocroach, e ha fatto del suo stile un qualcosa, quindi ispirandosi a questo artista. Io ho suggerito questo artista qui, lo potete vedere anche l'occhio, il dinamismo dei personaggi, il fatto che molte donne che disegna le fa belle e thick a livello proprio di braccia, di muscoli, eccetera. Possiamo vedere il risultato di Manu. Ah, Manu, cosa ti posso dire qua di costruttivo? Niente, è un disegno perfetto. L'essere perfetto. L'essere perfetto. Grazie alle mie due lauree. L'essere perfetto. Cosa non mi piace di questo disegno? Iniziamo un po' a prendere intanto la penna rossa. Qui, sul panneggio qui dietro, ti sei un po' rotto i c***o di disegnare, mi sa, eh. Qui proprio hai detto, non c'ho più voglia, famolo a c***o. Tutto sembra fuorché un panno. Vediamo bene. E quindi questa parte è appunto in ombra. Il panno si appoggia e qui si creano altre che vanno giù. Cioè da dove appoggi il panno si creano sempre delle pieghe che vanno giù e accompagnano il tutto. Però comunque si fai sentire tutto il tessuto appunto che scende e si appoggia. E poi qui c'è avuto un piccolo aborto a quanto pare. Perché qui che diavolo è sta a fare? Diciamo che lo sfondo un po' lasciato a se stesso, ha detto Manu. Va bene, ci siamo capiti, Manu. Tu hai visto quanto tempo, tu che hai frequentato le live, io te dico anche lo sfondo, perché lo sfondo molto spesso è quello che ti inizia a dare un po' l'atmosfera del tutto, le luci eccetera eccetera. E parliamo proprio di questo adesso, perché il tuo colore è molto, molto pastelloso, sì, mi piace, no? Però da una parte non ho chiarissimo da dove arriva la luce, è un shading generico. Facendo quest'ombra in questo modo sembrerebbe che la luce arrivi da questa direzione, se la dovessi fare in 3D arriva in questa direzione, no? Così, quindi qua ci vedrei molta più ombra, perché è l'ombra che proietta il braccio sul petto. Così come nei posti qui, dove magari la parte di maglietta qua sulle boobies proietta un'altra ombra. Hai visto che c'era più o meno una direzione generica della luce, l'hai fatto sentire qua, poi però si è andato un po' a perdere negli altri posti. Quindi Manu, io vedo che hai fatto grandi passi avanti, perché non se lo ricordasse è colui che ha fatto l'autoritratto in versione Jesus, fighissimo, e ci vedo molte molte potenzialità in Manu, ti vedo carico. Il tuo futuro è nelle tue mani. Next. L'unica cosa che posso dire di questo disegno è che è un pochino piatto, un pochino troppo accademico. Il mignolo non può fare il giro così della mano. Cioè il mignolo, quando io lo vado a chiudere sul dito, si appoggiano sulla pelle. È come se questo dito andasse al di là, qua. Non mi ci va, mi faccio malissimo nel provare a farlo. Ah! Ah! Next. Signori, abbiamo ancora Pasquiz che ci delizia ancora con il suo stile cartoon, molto carino. Pasquiz, io sarei curioso di vederti la settimana prossima, se posso chiedertelo, con uno stile diverso. È solo così, per curiosità, voglio vedere qualche altro riesci a fare se esci dalla tua comfort zone, no? Mettiamo che tu c'hai, questo lo voglio fare davvero come lavoro. Un giorno questo qua dice, sì, però non mi serve questo stile, mi serve questo stile. E tu vuoi pagare l'affitto, vuoi pagare le bollette, allora devi essere anche versatile. Adattare alle richieste di un cliente, no? E quindi ad altri stili. Next. Oddio, come si chiamava sto personaggio di freaking non me lo dite. Perfetto. non me lo dite. Sgrodola. No. Xenoblade Chronicles. Non mi dovevi dire il gioco, perché non mi viene in mente Xenoblade Chronicles? Cristo, tu hai fatto questo affare qua, gli hai dato poi doppio mento, vedi che curvetta che hai fatto. Innanzitutto, quando sto guardando in su, cosa succede all'orecchio che non è più su? È tecnicamente più giù, l'orecchio, la posizione giusta è qua. Perché se tu ti immagini, questa è la posizione delle sopracciglia, no? Facciamo delle sopracciglia, che sono degli occhietti. Io sto guardando in alto, se questo continua a scendere così, no? La curvatura del viso, le orecchie corrispondono con la base del naso, l'occhio, l'attaccatura dell'occhio e le sopracciglia, quindi l'orecchio sta qua, ok? Next. Qui abbiamo The Itxvan. Perché mi hai dato un'inquadratura così verticale con così tanto nero? Non capisco. Perché non hai tagliato a questo punto il disegno quadrato? Cosa ci faccio con tutto sto nero, Van? Signor Van, io con tutto sto nero, che ce fo io con tutto sto nero? Sulle mani bisogna esercitarsi, perché guarda. Where is pollice over here? Sì, è che se io lo vedo qua, no? Come lo sto tenendo questa torcia, così? Appunto. Next. Let's go, MX, attenzione. Ma il mitico Mario Digital Art. Già ti manca una cosa qua, guarda.
Secondo te la Nintendo metterà... C'è della timidezza da parte tua nella luce, nel colore in generale, perché utilizzi ombre e luci molto leggere e molto sfumate, vedi? Tutto sta sfumata. Qua si crea per forza dell'ombra, dai. Anche perché sembra essere... Non sembra di pelle, ma mi ha dato un po' questo sentore di pelle. Se fosse di pelle deve essere ancora più lucida. E dai ste belle spennellate di luce, porca zozza, sta qua. Dai ste spennellate, porca zozza, che colpisce bene i punti, insomma, di piega, così. E qui crea un po' più di... Porca zozza, guarda. Crea un po' più di contrasto, qui. Meno sfumato. Chiaro, così come anche sui capelli. Vedi qua come si sfuma tutta questa luce verso di qua? No! 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 Hai sei? No! Diamo un po' di contrasto a questi capelli. Arriva di fronte a sta luce, va benissimo. Ma qui che arrivi potente e che si chiuda bene. Pam, 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 pam. Let's go, let's go. Guarda come si sente che la luce è bella frontale qua. E quindi cosa fai dietro? Cosa abbiamo appena imparato poco fa? Carissimo? Luce fredda, let's go. Luce fredda, let's go. Luce fredda, let's go. E si creano tante più situazioni, no? Un disegno come questo, vedi? Luce di qua. E qua ci sono tanti riflessi di altre cose. Però guarda com'è cattiva questa luce. Questa è una luce intensa. Ce l'ha qua la lampada. Ce l'ha qua la lampada. Quindi, pam! Come quella luce colpisce come... Un pugno deve colpire quella luce. Next. Allora, Morioko lavora con un sacco di colori. Perché mi sa che è la tipica persona che gli si intrecciano facilmente gli occhi. E tiene tanti livelli. Tanti, tanti livelli per elementi. Yoko, Yoko! Mi piace la tua firma, Morioko. Già possiamo dire che secondo me c'è un problema con la testa. Se io prendo questo bel tratto qui e lo giro, e pensiamo alle dimensioni e alle proporzioni delle teste, teoricamente i capezzoli dovrebbero stare più o meno qui, no? I caporelli. La prima divisione della testa è testa, altra testa è più o meno dove stanno, dove sta il petto, quindi i signori che ho nominato prima, altra testa di solito arrivano all'ombelico, altra testa arriva al pube, altra testa, in realtà due teste e si raggiunge la prima parte della gamba e così via. Lui è girato a tre quarti, eppure il mento qui è attaccato al collo, è come se stesse un pochino così. Next. Signori, passiamo al disegno. Niente, vado... Di Kai Lama di Urbine. Prima fan art al mondo della VTuber di Urbine. Penso. Non è vero che Lama, questo è il disegno più bello della sera. Urbine, ti piace la tua prima fan art? Vai sotto, io l'ho pure commentata. È meravigliosa. Le spalle qua c'hanno un chiaro problema. Come fa questo braccio ad andare qui dietro? Guarda, io non ce la faccio. Mi fa male. Mi fa male! Kawaii, I'm so kawaii, let's go, desune! Next! L'unico meme, unico meme della sera, immagino in questa pagina in generale. Pronti? Vai. Gen 1. People be like... Gen 5. People be like... Bro, ma quanto va indietro nel tempo? Aspetta. Ma qui siamo nel mio vecchio ufficio, sono più di 4 anni fa. Chi ci ha avuto la pazienza? È una capsula del tempo questo video. Una capsula del tempo, è questo... bellissimo. Qua guarda. E non penso invecchierà mai questo video, perché è un meme sulla musica dei Pokémon. Quinta gen. Art Endeavor. Come tutti sappiamo. Progettista l'ha fatto, complimenti. Next. Stesso discorso che ho fatto prima sull'anatomia in generale delle persone. Anche se lo stile vuoi che sia molto pittoresco e slungato, eccetera, una mano non si può comportare di sicuro così. E non può essere che il mio corpo è letteralmente due terzi delle gambe. Next. Passiamo a Urbine. Ho già beccato il errore. Diversi tuoi errori. È questione che disegni gli occhi come se io li vedessi frontalmente. Allora, se io vedo l'occhio davanti a me, io sì, magari lo vedo come l'hai disegnato tu, no? Beh, ma... No, ma Peo, ma... La ragazza è egiziana, no? Esatto, non so, è una scelta stilistica, è una ragazza egiziana. Riguarda anche il naso, è disegnato dall'angolazione migliore possibile, come gli egizi. Ma di profilo? Quindi questo lo vedo là di fronte, faccia così. Se invece ho una faccia, facciamo direttamente il profilo, no?
per vedere l'altro caso, l'iride è concava. Va verso essere perfetto. Quindi se io vedo la il mia puntino pupilla, va indietro. Esatto, la metto un po' più dietro, no? Mi dà la sensazione proprio di concavità dell'iride, perché appunto. Benissimo, passiamo al tre quarti. Ovviamente non lo posso vedere né così né così, quindi una via di mezzo, letteralmente. Immaginiamo l'occhio appunto come una sfera. Io questo come lo disegnavo durante la scuola comics, mi aiutava tantissimo. Poi ho smesso perché forse disegnare occhi lo faccio direttamente, no? Come lo voglio schizzare. Naturale mi viene e vaffanculo, no? Vedi, pum 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 pum, olè, fatto un occhio. In base all'inquadratura, quindi diciamo che stia guardando qua. Quindi facevo la palpebra superiore. Qui un pochino di sfera la vedo. Qua vedo la parte interna, quella dove c'è la carne, quella che fa un po' cagare da vedere a volte, non so perché. La palpebra inferiore. Ovviamente il cerchio non sarà perfetto, perché essendo sferico, sto guardando di fronte, sarà un pochino ovale. Per far sentire la convessità lo faccio un po' più interna. Concavità, non convessità. Avete capito? Giuro che quando lo faccio io sembra stortissimo. E qui quindi la palpebra, che va a finire di coprire il resto della sfera. Sopracciglio, naso. Di profilo. Le ciglia umine aiutano molto a dare tridimensionalità all'occhio. Però la cosa positiva di fare le ciglia ben visibili è che poi in modo molto forte far sentire la tridimensionalità dell'occhio. Sempre meno curvo. Qua addirittura è quasi dritto e qua un pochino più curvo. Vedi la tridimensionalità che già ha dato al mio occhio. La stessa cosa per il naso e per la bocca. Perché anche qui il naso l'hai fatto di profilo. Cioè mi hai fatto gli occhi che mi guardano di fronte e poi mi hai fatto il naso di profilo. Quindi questa altro che egiziana. Quest'occhio, guarda quanto è storta. Incredibilmente più piccolo di questo, no? Cioè capisco che è a tre quarti, ma l'occhio al massimo sarà più stretto, non più piccolo. Next. Ecco i miei ultimi disegni. Allora, sono diversi, quindi ne sceglieremo uno. Scelgo te. Ah sì, scelgo questi te. Mi piacevano. Scelgo te perché è quello più interessante secondo me. Un consiglio che ti inizio a dare subito anche a te è: esci il prima possibile dai disegni puramente statuari. Sono comodi perché ti fanno sembrare di aver fatto un lavoro finito in poco tempo. Non è tutto molto più figo se ci fossero appunto queste cose. Un minimo di ambientazione, ta 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 ta. Quindi capito, Kai Lama, mi piace molto la composizione del tuo disegno, la proporzione, come ti ho detto. Tu ci stai un po' sul pezzo, ok? Tu ci stai attento, si vedo progressi, però inizia a fare meno disegni di solo persona così, con manine, mezzo busto tagliato e questa è l'inquadratura da Instagram. Colore X. Next. No, ma cosa? Oxirup, ancora lei. Qui abbiamo un'altra persona che lotta contro mine nella ricerca della thickness. È tutto piuttosto ok, tutto piuttosto ok. Ok, ci sono dei piccoli errori, ma non perdiamoci altro tempo. Parliamo del viso, ok? Abbiamo un collo che è un pochino la Brock Lesnar per lei. È very thick. Un occhio, ovviamente, tu hai detto, non si vede perché è troppo scorciato. Let's go, un po' di la capelli. La mia posizione preferita. Se si muove tanto, sti capelli. Fateli sentire, sti capelli che si muovono. Christus, Jesus Christ. Is Jason Bourne, facciamoli sentire sti capelli, diamo vita a sti capelli. Le boobies più grandi, le boobies, let's go! E poi lì hai sistemato tutto. Next. Ci piace una paura, cioè un'osservazione ti faccio subito, in cui cadevo anch'io. Occhio alla pelle quando si ingiallisce troppo, ok? Fuck you, motherfucker, let's go! Quando io vado a lavorare con le ombre, con le luci, quel cazzo ci pare, non abbassiamo solo il colore, non facciamo così. Decidiamo se scaldarlo, se raffreddarlo, un blu, ci vado a passare sopra così, poi mi prendo il colore. Eccolo qua, vedi come si è... Ci ha pensato lui a raffreddarmelo. Guarda, questa è un'ombra fredda. Con questa nuova ombra fredda che ho appena creato... No, sto vedendo questo. Allora, io già dico che non sono un sostenitore di questo. Ok che hai usato un programmino 3D che ti dà la posa, te lo metti di fianco e te lo fai. Non è che lo ricalchi così, dai. E questa volta abbiamo sinceramente, definitivamente finito. Adoro l'area di Treview. Penso che sia un bel appuntamento settimanale. L'area di Treview! Sì, però Peo, sto cercando di incentivare la gente a postare. Postate. Quindi mi lasci fare le mie cose, le mie gag. Quindi iniziamo a salutare Rocco GKG.